Ciao a tutti! Oggi noi proviamo a dipingere insieme un paesaggio di campagna, un paese che si trova nella provincia di Rovigo e si chiama Ficarolo. Come vedete, un paesaggio tipico con campi aperti a 180 gradi, con valli di fieno, mezzo campo e con paese che si intravede in lontananza. È un bel soggetto per risolvere con acquarello. Ora proviamo prima di tutto a vedere come costruire il disegno. Prepariamo prima foglio da schizzi, un album da schizzi per fare un bozzetto veloce. E, come vedete, sul nostro foglio, che è disposto nel formato orizzontale, ho diviso ogni lato di mio foglio a tre parti, in verticale e in orizzontale, e sono venuti questi 9 quadrati, una specie di griglia, come si può vedere nelle opzioni di qualsiasi macchina fotografica. Questa griglia mi aiuta ad organizzare il foglio in una maniera logica, mi aiuta a individuare punti focali, quindi gli oggetti che voglio mettere al fuoco, come centro della composizione, e vedere come posizionare, stabilire la linea dell'orizzonte, come dare senso reale, posizionare giustamente questi balli di fieno, che non ci sono errori della visione prospettica. Ora partiamo. Quindi, prima di tutto, quando noi abbiamo da disegnare genere artistico come paesaggio, noi dobbiamo stabilire la linea dell'orizzonte. Osservando il nostro campione, il nostro fotoreferente, noi vediamo che la linea dell'orizzonte è abbastanza alta. Quindi noi, usando la nostra griglia, prendiamo la linea dell'orizzonte su questa linea di un terzo. Quindi la consideriamo come la linea dell'orizzonte. Dopodiché noi vediamo che il centro, la cosa in lontananza, in fondo del nostro soggetto, dove l'occhio si ferma, è questa candela di campanile che è molto molto alto. Quindi io cerco di posizionare, modificando un attimino la foto, perché sulla foto, come vedete, la posizione del campanile è quasi centrale. Io, come vi ricordate, nella composizione equilibrata, deve evitare posizionare il centro della composizione al centro del foglio. Quindi io sposto l'ammassa di campanili e la chiesa verso questa crocetta dove si trovano punti focali, quindi sul rettangolo centrale della nostra griglia. Ho messo queste quattro crocette, questi sono punti focali, i punti da mettere, gli oggetti che vogliamo accentuare nella nostra composizione. Quindi io sposto verso questa crocetta a destra in alto il campanile, quindi questo sarà il campanile, e così abbozziamo intanto altezza, quindi che siccome paese si vede da lontano, altezza di oggetti non è molto grande, quindi così noi possiamo dare l'idea di distanza. Dopo vediamo la massa degli alberi vicino alla chiesa, dopo anche a destra noi vediamo gli alberi che sono un po' più avanti, quindi dobbiamo creare l'altro piano e mettere questa massa che è più vicina, quindi gli alberi, altezza degli alberi più notevole, più grande, perché questa massa è più avanti rispetto del campanile, però altezza non supera campanile perché abbiamo detto che è molto alto questo campanile. E dopo in lontananza vediamo anche i tetti delle case del paese, quindi questa
tutti gli oggetti che si trovano in lontananza noi non vediamo perfettamente, loro si vedono appena appena. Quindi anche sul nostro disegno noi dobbiamo ricordare che non possiamo particolarizzare tutti gli oggetti che si trovano distante dal punto di osservazione. E ora che proviamo a mettere i solchi del campo, campo pulito, raccolto, e dare idee di questi balli di fieno. Di qua dobbiamo stare attenti, perché di qua, come vedete, la nostra foto referente, questo movimento prospettico che dà senso di profondità al nostro paesaggio, si leggono queste linee molto molto bene. E noi sappiamo che questi solchi devono trovarsi nell'unico punto di fuga che si trova sulla linea dell'orizzonte. Quindi individuando questo punto di fuga, che lo mettiamo a questa posizione, circa di qua, spostato verso, non è centrale, ha spostato verso sinistra, e da qua, dalla linea dell'orizzonte, noi proviamo a tirare queste linee della prospettiva, quindi queste linee dal punto di fuga si aprono a raggi, così, in questa maniera. E come vedete, di fronte, di qua, questa, di fronte al punto di fuga, la linea è quasi dritta. E dopo abbiamo questi raggi, e più che si avvicinano questi raggi alla linea dell'orizzonte, loro diventano sempre più, si appiattiscono, diventano più piatti. Poi noi abbiamo di qua il fosso con l'erba che cresce dentro, quindi noi possiamo fare questo raggio. Di qua noi mettiamo questa massa di l'erba verde che si vede bene, ecco questa qua massa, e dopo ci sono questi solchi. Il problema adesso è di mettere giusto questi balli di fieno, e di qua c'è un momento da capire. Osserviamo bene di nuovo il nostro campione, nostra foto. Come vedete, la distanza tra questi balli di fieno e l'orizzonte non è tanta. Quindi, perché la posizione di questi balli si avvicina alla linea della nostra vista, all'orizzonte. Quindi anche nel nostro disegno io devo cominciare a costruire questi balli di fieno lontani, vicini all'orizzonte, perché se io comincio a disegnarli da qua, così, viene impressione che li vediamo dall'alto, perché non sono tanto grandi come vedete, perché vediamo distante, e siccome sono distanti li vediamo, le dimensioni di balle piccole. E quindi prima dobbiamo individuare il posto dove cominciare, e come vedete circa questa altezza, quindi non è tanto distante dall'orizzonte, a questa altezza noi possiamo cominciare a fare, ecco, primo che noi vediamo, forse potrebbe andare sì bene questo qua. E come vedete anche di qua noi abbiamo prima si è fatto un rettangolo, poi potrebbe essere anche di qua, ma questo è più vicino a noi, quindi tutti gli altri noi dobbiamo posizionare in lontananza. E anche loro, come vedete, hanno questa visione prospettica, quindi questo è più grande perché è più vicino, questo è più piccolo e ancora più piccolo. Quindi io da questi spigoli di questo mio rettangolo tiro verso punto di fuga queste linee che saranno le guide per costruire le altre. Quindi così usiamo questi binari per costruire altri balli. Come vedete loro sono proprio in visione prospettica, e di qua stessa cosa. Quindi disegniamo un rettangolo che dobbiamo sempre collegare con le altre come dimensioni, che non sia né troppo piccoli né troppo grandi,
giusti, ecco, e dopo di nuovo andiamo verso punto di fuga, l'altro binario, e così noi ci regoliamo con le misure. Intanto noi facciamo subito la forma di cilindro, ma facciamo solo intanto questi rettangoli che dopo trasformiamo nei cilindri. Ecco, come vedete, io sempre uso questi binari per regolarmi con le dimensioni. E quando abbiamo finito di fare questi rettangoli, e molto facilmente li trasformiamo nei cilindri, facendo di qua gli ovali non sono tanto aperti, e da distante praticamente noi vediamo quasi questi qua che si quasi leggermente questi ovali su bordi, su lati molto molto stretti, quindi di qua più, come vedete, più aperti, e di qua più stretti. Ecco, e adesso quando abbiamo fatto questo lavoro, guardiamo da distante se è correttamente, che è giusto come vediamo, quindi se non danno impressione questi balli di fieno che li vediamo da alto, come se fossero davanti al nostro sguardo. Ecco, mi pare che adesso noi ci siamo con questa impressione giusta. E di qua noi adesso mettiamo più particolari, quindi disegniamo un attimino meglio la forma del campanile, che è questa la punta, poi un cilindro dopo l'altra base. Guardiamo un attimo la foto e cerchiamo di dare. No, ripeto che dobbiamo un attimo sintetizzare la forma, perché noi la vediamo da lontano. Eccoci qua, quindi questa è la chiesa che si vede, che bella grande, e dopo ci sono, si intravedono le casette del paese, e dopo con la matita morbida possiamo dare già tratteggi della massa degli alberi, che è scura, quindi così noi ci ricordiamo che dopo anche con i colori dobbiamo scurire queste le zone più di colore più intenso. Di qua l'altro momento da ricordare, quindi abbiamo individuato questo punto di fuga, ma il punto di fuga, se guardiamo la foto, noi non vediamo esattamente, non vediamo mai, quindi il piano delle case viene riportato leggermente più giù dalla linea dell'orizzonte. Questo è un momento importante, perché ripeto che questo punto di fuga dove si trovano tutte le linee della prospettiva raccolte, noi non vediamo mai, quindi deve rimanere nascosto dietro massa delle case, di vegetazione che dobbiamo fare davanti. Ecco, questa sarebbe bozzetto del nostro lavoro. Tutto lavoro, come vedete, disegno e sempre viene ricercato, non un lavoro pulito, quindi è giusto fare questi ragionamenti con la matita in mano sul foglio da bozzetti. E adesso prepariamo invece foglio da acquarello, foglio di un quarto di foglio grande, quindi formato circa 28x38 cm, e riportiamo con la matita più dura, quindi se di qua abbiamo lavorato con matita morbida tipo 4B, di qua noi possiamo prendere la matita HB o H e trasferire con segni leggeri
nostro disegno. Quindi con stessi ragionamenti noi possiamo solo non disegnare le linee della griglia, ma abbozzare così solo su bordi del foglio per capire un attimo dove stabilire l'orizzonte, che abbiamo detto l'orizzonte occupa un terzo di nostro foglio, tac, leggermente così, 2, 3, ok, quindi questo è l'orizzonte. L'orizzonte, altezza della chiesa, la massa degli alberi, la linea punto di fuga per i solchi e tutti i ragionamenti che abbiamo appena fatto li rifacciamo e riportiamo il disegno e ci troviamo tra poco con il disegno pronto sul foglio da acquarello. Faccio una piccola pausa per risparmiare tempo di registrazione e parliamo dei colori. Ora abbiamo trasferito il disegno sul foglio da acquarello e adesso dobbiamo decidere i colori. Guardando questo campo di colore giallo intenso, caldo, mi piaceva dare effetto ancora più giallo, ancora più caldo. Questo dare proprio l'idea di un'immagine estiva e ho deciso un attimo di trasformare, cambiare i colori che vedo sulla foto prendendo in considerazione solo questo campo giallo. Invece il paesaggio ho deciso dare l'aspetto pomeridiano, quando la luce diventa più rosata, e quindi quando ho pensato, ho cambiato la tavolozza dalla tavolozza di mattina verso la sera. Ho fatto i colori più rosati, quindi come vedete sul colore di cielo si vede molto bene. E questi verdi al tramonto, verso tramonto, quando la luce si abbassa, diventano verdi, diventano ancora più intensi. E mi piaceva questo effetto, io volevo cambiare un attimino, perché il pittore non solo segue rigorosamente ciò che vede davanti, ma può anche dare l'altro carattere alla sua immagine. E ora, avendo questa idea, la tavolozza mi è venuta così, quindi la scelta dei colori è stata fatta alla base del carattere del paesaggio e come vedete i colori non sono venuti pochi, però c'è sempre una certa logica. Nella tavolozza ci sono sempre tre colori di base e noi troviamo anche di qua gialli, rossi e blu e vediamo un attimo i colori di varie marche, perché non ho una preferenza di qualche marca di acquarelle, e quindi c'è un po' di un misto. Potrebbe essere ocra gialla oppure quinacridone deep gold. Ho trovato da Daniel Smith questo colore arancione dorato e arancione di cadmio. Come vedete sono un attimo colori diversi, uno più trasparente, l'altro meno, e uno più verso giallo, l'altro è proprio verso rosso, più arancione. Dopo terra di siena bruciata, oppure potrebbe essere quinacridone siena, che è un attimo più acceso, di Daniel Smith anche questa. Invece gli altri ho trovati da White Knight. Poi rosso veneziano per accendere colore degli edifici, colore rosso della chiesa, rosso di mattoni, ecco. E dopo di rossi ne ho anche aggiunto magenta, perché magenta mi serve per creare questo colore violaceo di rosato, un po' più freddo. Colore di cielo che viene dopo mescolata con blu cobalto, quindi magenta, blu cobalto. Dopo lavanda, un colore anche questo ho trovato da White Knight.
Questo colore ha animo un attimo bianco, colore coprente, non trasparente, uno dei colori nuovi di questa linea White Night. Dopo cobalto turchese, Green Duck, verde scuro di White Night, oppure potrebbe essere anche sostituito con qualsiasi altro colore che avete nella tavolozza, e non è necessario andare a prenderlo, quindi ci arrangiamo con quello che c'è nella nostra scatola dei colori. E poi seppia, un colore scuro che ci serve per intensificare magari gli altri colori. E ora prepariamo i colori e i pennelli. A noi serviranno 3-4 pennelli, quindi una pennellessa così, un pennello morbido di numero abbastanza grande, così piatto per bagnare foglio, per preparare foglio, perché noi lavoriamo con tanta acqua. Ecco, poi un pennello tondo con la punta, potrebbe essere uno così, sintetico, naturale, quello che avete. Poi un pennello tondo, sintetico, così con pelo più flessibile, che contiene meno acqua rispetto di questo qua, meno morbido, però questo ci aiuta a dare colpi di colore più decisi, perché contiene più colore che acqua, ripeto. E poi un pennellino sottile, sempre tondo, così per fare segni grafici alla fine del nostro lavoro. Quindi sono sufficienti 4 pennelli. Ora, quando siete pronti, partiamo. Vi lascio un secondo per trovare i colori. Ecco la nostra tavolozza. E partiamo. Eccoci qua, colori, così vedete meglio. E la foto mettiamo davanti o dove siete comodi, e intanto prepariamo il foglio. Come supporto, io uso direttamente la mia scrivania, il mio tavolo, perché ha come supporto. Io uso direttamente la mia scrivania perché la superficie è di plastica e permette attaccare foglio direttamente qui. Se no, si può usare un vetro. Un vetro che potrebbe essere da qualche cornice vecchia, oppure un pezzo di plexiglass, perché a noi ci serve questo supporto per bagnare foglio, che dopo non assorbe, questo supporto non assorbe l'acqua e permette avere foglio umido per tanto tempo. Ora giriamo il nostro foglio e sul retro, col pennello morbido e grande, bagniamo tutta la superficie. Contro luce si può vedere che non, dove abbiamo bagnato, se non si sono formate le pozzanghere. Dobbiamo così distribuire l'acqua in una maniera uniforme, abbastanza queste pennellate così con l'acqua scorrevole, e lasciamo riposare così il foglio 5 minuti, quindi sempre girato così. Per 5 minuti lo lasciamo riposare, non facciamo niente, solo aspettiamo. Faccio piccola pausa e dopo dobbiamo dare secondo passaggio e vediamo cosa succede. Adesso sono passati 5 minuti e come vedete l'acqua ha fatto sua azione, il foglio è diventato molto morbido e ha smesso luccicare. Ora diamo l'altra mano di acqua, passiamo sempre sul retro di foglio, diamo l'altro passaggio, sempre guardando controluce,
che stesura uniforme. Togliamo pelletti se entrano. Eccoci qua. Adesso giriamo foglio con disegno davanti, con fazzoletto di carta si può asciugare i bordi e guardate così foglio si è attaccato perfettamente, non serve fissarlo con lo scotch. Ecco, potrebbe essere, ripeto, che pezzo di plexiglass oppure vetro. Io ho attaccato direttamente su superfici di plastica che non assorbe l'acqua. E così questa l'acqua che c'è dietro il nostro foglio ci aiuta ad avere l'effetto morbido, la stesura morbida dei colori. E ora siamo pronti per partire. Prepariamo pennello tondo morbido e prima partono i colori caldi, quindi prima noi riscaldiamo la parte sotto del nostro orizzonte con colori caldi. Quindi prepariamo un po' la miscela di ocra gialla. Insieme con arancione dorato. Eccoci qua, colore non è tanto denso e ma neanche tanto acquoso. Davanti, come avete visto, noi non abbiamo ancora non abbiamo bagnato foglio, quindi noi lo bagniamo direttamente con il colore. E come vedete, per sviluppare senso di profondità, noi dobbiamo ricordare che quella che è più distante, in questo caso colore del campo verso l'orizzonte, questo giallo viene meno intenso rispetto di primo piano. Quindi io devo dare anche la differenza non solo delle sfumature, ma anche la differenza di intensità di colore. Perciò partiamo con colore abbastanza leggero, con abbastanza non tanto intenso, e partiamo dalla linea dell'orizzonte e andiamo giù. Noi possiamo aggiungere anche un po' di terra di Siena bruciata, quindi ci ricordiamo anche sempre variare i colori, che non sia un colore unico per tutto il percorso. E così cerco di fare questo gioco. La pennellata irregolare ma non tanto lunga, e come vedete pian pianino che mi avvicino a questo bordo sotto il colore diventa un attimo più intenso, quindi sul pennello io mi regolo la quantità di acqua e di colore, quindi divento più colore che acqua. E di qua invece aggiungo un po' di lavanda, e questa di qua faccio solo, diciamo che la parte sotto do questa pennellatina di questo colore freddo, lavanda. Che crea contrasto con questo caldo di campo. Un po' di cobalto turchese anche, per dare stacco da
di primo piano. Ecco, e poi con pennello grande, così possiamo un po' aiutare a sciogliere colori sul foglio, così. E adesso possiamo dare anche un po' di questi colori di l'erba che vediamo dentro fosso, un po' di colore caldo di terra di siena bruciata, affinché che adesso foglio umido, qua abbiamo bagnato con colore, quindi i colori si aprono. E poi prendiamo pennello magari meno morbido, perché adesso vogliamo dare un colpo di colori intensi, quindi prendo il nostro verde scuro, però verde scuro sarebbe, no, è abbastanza, sì, è veramente scuro, e lo riscaldiamo un attimo con questo arancione dorato, che dà un po' così, più diventa più caldo. E con questo colore, che colore non è tanto acquoso perché acqua ce n'è abbastanza, proviamo a dare qualche, sì, questo filo di erba che vediamo. Poi possiamo aggiungere anche un po' di cobalto, variare questi verdi. Possiamo dare sì, questo ritmo di erba, strisciando così colore. Ecco. E come vedete, questo triangolo, diciamo, di questo di fosso che va in lontananza, anche di qua è il colore vicino a noi più intenso, e vicino all'orizzonte, sì, verso l'orizzonte si restringe. Ecco. E adesso, ora che dobbiamo completare con prima stesura di colore il nostro cielo, ma prima dobbiamo riscaldare anche la nostra chiesa, che si vede in lontananza, e di qua potrebbe essere un colore bello acceso di campanile con quinacridone siena e rosso veneziano, che è un colore rosso, ma verso bordeaux, non è rosso ca di cadmio, ha un po' più spento, più meno intenso. E di qua noi non facciamo tucci particolari, ma solo riscaldiamo proprio la massa generale della nostra chiesa. Poi abbiamo nella nostra disposizione che arancione di cadmio, anche con questo posso fare. Ritocchi rispetto della foto, come vedete, il colore ho dato più intenso alla chiesa. E dopo qualche accento rosso per dare di tetti delle case. Ecco. Nel frattempo, per muovere colore un attimo sotto, posso Per, no, per rendere meno statico questo colore di campo, perché la massa è grande, posso fare così, dare un po' di qualche gocciolare colore, gocciolare, scusate, acqua. Ecco, e adesso invece cambiamo di nuovo pennello, prendiamo pennello più morbido e prepariamo colore del cielo. Cerchiamo di creare con cobalto e magenta questo colore violaceo, quindi cobalto con magenta, quindi così è una bella miscela. Così dopo, se vogliamo più rosata, aggiungiamo più magenta. Ecco, possiamo aggiungere anche una goccia di magari di lavanda, che dà ancora questo effetto più violetto. E con questo colore noi andiamo dall'orizzonte verso bordo del foglio, quindi guardate che noi
non guardiamo adesso gli alberi, quindi perché il colore degli alberi è più intenso rispetto di colore di cielo. E partendo dall'orizzonte, di qua leggermente noi dobbiamo stare attenti, leggermente allarghiamo la zona, lasciamo bordino bianco per dopo accuratamente passare attorno alla chiesa. E dopo con l'acqua distribuiamo il colore, come vedete verso l'orizzonte il colore è un attimo più intenso e dopo diventa meno forte. Così noi anche di qua sul cielo possiamo creare senso di profondità, quindi il colore cambia intensità del suo percorso. E questa acqua che noi abbiamo sotto il nostro foglio di qua ci aiuta a tirare, fare questi colori morbidi, questa stesura più morbida. E poi possiamo mettere qualche nuvolina serale così che si può vedere sul cielo. Dopo il colore si apre, vediamo cosa succede. E adesso, mentre colore umido, quindi di qua questa zona di foglio abbiamo bagnato, ce ne approfittiamo per mettere le masse degli alberi. E così questa acqua che abbiamo appena messo insieme con colore ci aiuta ad aprire colore e fare questa stesura morbida. Prepariamo di nuovo il nostro verde, oppure ne abbiamo già sulla nostra tavolozza. Possiamo mescolare con arancione di cadmio, che viene così, ecco, viene questa miscela, e con questo colore è piuttosto denso. Ecco, quindi di nuovo quantità di colore prevalente. E proviamo a dare la massa, la pennellata irregolare per dare questa irregolarità della chioma. Quindi io lavoro con punta di pennello, così il colore si apre ancora di più. Però l'acqua sul pennello non è tanta. Poi possiamo aggiungere anche un po' di rosso veneziano nel verde, fare queste sfumature ancora più scure. Anche di qua vediamo la massa di verde in lontananza sull'orizzonte che taglia, divide, lo spazio di campo dal cielo. Questi colori belli intensi di verde. Importante anche ricordare che verdi non devono essere tutti uguali. Adesso insieme con gocce di acqua che abbiamo dato, possiamo aggiungere anche qualche goccia di colore scuro, sempre per dare un po' di movimento sulla zona di campo. Quindi prendo una terra di Siena bruciata, un po' di seppia,
un colore così marroncino scuro, e provo a fare l'altro, qualche spruzzo di colore che dopo si apre e dà questa irregolarità di colore su primo piano. Ecco. E adesso ha cominciato già a asciugarsi campo, quindi con terra di siena, un po' di, anche un po' di arancione dorato, possiamo dare l'idea, qualche linea che aiuta a leggere questo ritmo di solchi, però non da dappertutto, e non sono le righe continue, ma solo accenno un attimo di a tracci, accenno di colore. E adesso prima stesura di colore è stata completata, e adesso noi dobbiamo fermare questa, perché se cominciamo a procedere adesso un colore sposta l'altro, e il lavoro rischia di essere sporco. Quindi per fermare, per bloccare questa stesura di colore, prima stesura di colore che ha dato questa morbidezza al nostro acquarello, noi prendiamo phon e asciughiamo la parte davanti, la parte dietro di qua l'acqua rimane ancora e ci aiuta a finire il nostro lavoro, ma intanto noi passiamo, asciughiamo la parte sopra. Io faccio piccola pausa, vi faccio fare questo lavoro, faccio insieme con voi e dopo procediamo. Adesso abbiamo asciugato prima stesura dei colori e seconda fase, dobbiamo completare tutti i nostri particolari e fare uscire tutti i balli di fieno davanti. Ora partiamo, cominciamo adesso con pennellino sottile tondo, cominciamo a dare più particolari, cominciamo dalla chiesa, dalla linea dell'orizzonte, e andiamo sempre avanti verso il nostro punto di osservazione, da dove praticamente è stata scattata la foto. Come vedete da immagine, la luce proviene dalla parte, guardando la chiesa leggermente, vediamo la parte sinistra più illuminata, e noi teniamo questa parte allora di luce, nonostante che abbiamo cambiato la parte della giornata. Quindi se la luce proviene dalla parte destra, dalla parte sinistra, scusate, dobbiamo guardare, essere coerenti nella proiezione delle ombre da tutte le da balli di fieno. Quindi l'ombra viene a destra, e anche la parte della chiesa, la parte destra, viene messa all'ombra. La posizione delle ombre deve essere collegata nel nostro lavoro. Questo è un momento importante, che le ombre non siano proiettate a destra e a sinistra, se no viene una confusione. Quindi una facciata di chiesa noi mettiamo all'ombra, dopo possiamo evidenziare i tetti, accendere i tetti. Se il lavoro leggermente umido, nonostante di passaggio con phon, prendiamo, si può, per non appoggiare la mano direttamente sul foglio, possiamo prendere un pennello qualsiasi con manico lungo e usarlo come appoggia mano, oppure ci sono strumenti, una stecchetta che aiuta sempre a fare questo lavoro, di non tenere la mano ferma e non appoggiare direttamente sul foglio. Di un piccolo così trucco per non rovinare il lavoro sotto, e così noi andiamo a mettere particolari su nostro lavoro, e questi particolari danno sì più realtà, senso reale alla immagine, e devono essere né troppi né pochi. L'importante è che
noi con questi segni grafici che si fanno praticamente a secco, noi dobbiamo sottolineare la forma e non contornarla. Quindi non dobbiamo con segni scuri precisare tutte le forme. Così se facciamo questo lavoro di contorni, praticamente il lavoro si appiattisce e prende aspetto più da un fumetto. Quindi questi segni grafici, tocchi più scuri, aiutano a precisare, solo sottolineare la forma. Poi possiamo accendere anche qualche altro tetto che è delle case in lontananza. Abbiamo lasciato un po' di bianchi e li cerchiamo di sfruttare. Del paese che si intravede. Ecco. E poi anche sulle case in lontananza mettiamo un po' di ombre sulle facciate, su qualche facciata. Non chiudendo naturalmente tutti i bianchi. E poi andiamo avanti. E adesso dobbiamo far uscire questi bali di fieno, quindi di qua noi dobbiamo intensificare, perché il colore di questi rotoli di fieno è più intenso, più scuro rispetto del colore di campo. Quindi usando anche questi stessi colori di campo, arancione di cadmio, arancione dorato, noi li diamo volume, quindi colore, gli stessi colori sono più intensi. Il sole arriva, abbiamo detto, dalla parte sinistra, quindi teniamo queste idee di luce che proviene da questa parte. E anche i rotoli, guardate la foto, che hanno volume, quindi dobbiamo dare questi questo passaggio di colori chiari e colori scuri, lasciando punti di luce, e sempre giocando con la pennellata corta, giocare con le sfumature che non siano colori monotoni. E ogni tanto va bene distanziarsi dal lavoro, guardarlo da più lontano, così vediamo cosa c'è da aggiungere magari o da correggere, quindi visto da distante, quindi non state troppo vicino su vostro lavoro. Chi lavora in piedi sa che
È così che è meglio a volte vedere, lavorare da distante. E poi ci ricordiamo che sotto c'è anche i punti dove si appoggiano le rotole, c'è anche l'ombra proiettata, quindi dobbiamo un attimo e magari allungarla anche più che vediamo sulla foto, perché nella foto la luce è più alta, quindi l'ombra sotto è meno lunga e siccome il nostro sole abbiamo fatto verso tramonto, quindi le ombre si allungano verso la sera e noi dobbiamo ricordare questo fatto. Così procediamo finché non finiamo tutti. Completare il nostro campo. Ripeto che è importante giocare, fare gioco di colori, che non diventano questi balli tutti uguali. Cerchiamo di sempre movimentare colore, renderlo meno statico. La pennellata corta, poi lasciamo un po' di luce in mezzo, come vedete su foto si vede, questa è la parte arrotolata che ha più luce. Eccoci qua. E quando abbiamo completato questo lavoro, dobbiamo un attimino elaborare ancora di più il primo piano e per non avere passaggio questo qua rigido, noi con pennello questo grande umidifichiamo leggermente la zona di intervento di questo primo piano. Proviamo a intensificare con colori meno acquosi, quindi riprendiamo arancione dorato con magari con una goccia di terra di siena bruciata.
facciamo un po', io li chiamo un po' di monollirie, quindi un po' dare, intensificare questo primo piano, in modo che la zona di luce si focalizza verso l'orizzonte e lavoro prende la sua profondità. Anche di qua possiamo intensificare anche questo violetto che dà una. Non dovete avere paura di colore. Gioco di colore rende il lavoro interessante, più pittoresco. E poi anche di qua queste erbe nel nostro fosso possiamo anche qua per il primo piano intensificare e anche mettere un po' di fiorellini, in qualche modo sì, dare più vita, renderlo più interessante. Sì, così un po' di tocchi di l'erba tagliata, di grano tagliato, l'erba, eccoci qua. E forse questi segni di sol che rendere più marcati qua. E così possiamo dire che il nostro esercizio abbiamo completato. Sempre certamente che si può qualcosa da aggiungere, ma come vi ricordate, nell'acquarello meglio lavorare meno che troppo. E ora nell'angolo destra sotto mettiamo la firma. E così completiamo il nostro lavoro. Vi ringrazio tanto della pazienza, del vostro coraggio di provare. Per qualcuno è stata un'esperienza assolutamente nuova, però è stato bello. E ci vediamo prossima volta. Grazie a tutti.